Allora, dopo la parentesi della lezione scorsa in cui abbiamo fatto un approfondimento sulle scale di misura che ci servivano per capire quali operazioni di essenzialmente statistiche di aggregazione dei dati fossero possibili in funzione del tipo di misura, torniamo sul nostro problema dei sistemi informativi a livello di management, provando a vedere uno dei possibili metodi per definire degli indicatori di monitoraggio dei processi, questi cosiddetti KPI, Key Process Indicator, indicatori chiave relativi a un processo, di processo. Quindi questo si cala bene nell'approccio progettuale, no, che abbiamo impostato nel corso, in cui abbiamo descritto il sistema informativo descrivendo i processi che vengono gestiti dal sistema informativo, come il KPI diagram ad esempio, e poi abbiamo analizzato i processi da un lato verso il piano operativo, quindi come questi processi si trasformano poi in casi d'uso e poi in videati, essenzialmente interazione con l'utente. Adesso ripartiamo dai processi e ci chiediamo invece, dal punto di vista del controllo di questi processi, che cosa possiamo fare? E il processo noi lo vediamo come qualche cosa, un anello in una catena, no, che eroga un servizio, e di fatto questo anello è fatto di alcune attività che possono scavalcare varie barriere organizzative. Quindi non è detto che il processo sia all'interno di un'unità organizzativa, potrebbe essere un intergruppo, interunità o addirittura interorganizzazione, interaziendale, che ha come obiettivo finale quello di produrre un certo output, un prodotto, un servizio, un'informazione, quello che è. E noi ci concentriamo chiaramente su quello che è il ritorno, cioè quali sono i metodi per andare a osservare l'output prodotto a fronte di una certa richiesta, tenendo conto del processo che la gestisce. Nel nostro framework ricordiamoci che abbiamo un obiettivo da perseguire, che quindi questo processo dovrebbe lavorare al meglio per arrivare a quell'obiettivo. E quindi cerchiamo di andare a osservare l'obiettivo con degli indicatori che siano il più possibile mirati rispetto a chiederci come sta contribuendo questo processo a raggiungere l'obiettivo che gli abbiamo dato. Sta lavorando bene? Dove sta lavorando bene? Dove sta lavorando meno bene? Poi perché ce lo chiediamo dopo, nel senso che ce lo chiede, diciamo così, l'analista umano. Ma il sistema informativo manageriale può già calcolare una serie di indicatori, e qui c'è questa sigletta SMART che ci dice che caratteristiche devono avere questi indicatori. Devono essere il più possibile specifici, cioè non vado a misurare una quantità generica da cui poi non riesco a capire se è un suo aumento, una sua diminuzione, un suo valore buono o meno buono, è attribuibile da quel processo oppure un'altra attività. Non mi serve a nulla a misurare qualche cosa di troppo vago. Sia misurabile, quindi deve esserci un metodo operativo ed economico per poterlo misurare, cioè non posso pensare di acquisire delle informazioni su che cosa state pensando, che colore state pensando, e che ne so io. Posso chiederlo sperando che rispondiate giusto, ma poi richiede una quantità di tempo che lo rende non più economicamente fattibile, no? Quindi c'è un discorso che sia raggiungibile, che sia ottenibile questa misura, no? In modo possibilmente automatizzato o semplice, sia pertinente, che in realtà è un po' una ripetizione rispetto specifico, però per fare la sigla bene si sono dovuti inventare questo, e l'ultimo punto, timely, cioè che arrivi in tempo. Cioè un indicatore che ti dica un'informazione molto precisa, molto pertinente, molto importante, ma che ti arrivi un anno dopo, non serve più a niente. Perché tu nel frattempo il processo che hai misurato, nel frattempo è già cambiato. O hai cambiato il processo, o hai cambiato il suo contesto, e quindi se questa informazione non ti arriva in tempo, non serve più. O perlomeno non sta più descrivendo la realtà in cui vivi, e quindi rischi di prendere delle decisioni, delle azioni correttive che non sono quelle corrette. Quindi anche il tempo, no, entro il quale bisogna avere queste informazioni. Questo si tende ad avere il più possibile, al giorno d'oggi, queste informazioni a cogliere in tempo reale e non demandare
a campagne di indagini o cose che richiedono comunque magari 3-6 mesi per poter essere portate a termine, quando in realtà poi sia l'evoluzione del mercato che l'evoluzione del prodotto sono molto più rapide. Vabbè, ma vediamo un po' qual è il modo, no, in cui possiamo costruire degli indicatori che abbiano sperabilmente queste caratteristiche. Allora, andiamo a decomporre il nostro processo. Il nostro processo ha una parte di input che ha delle richieste, una serie di attività interne che noi conosciamo conoscendo l'activity diagram e un output. Quindi noi potremmo andare a osservare il processo in 3 modi diversi. Il modo più semplice è andare a osservare l'uscita. Cioè, qualunque cosa ci sia dentro, non lo so, vado a vedere che cosa produce. I prodotti, i servizi che vengono erogati. E valuto la bontà, attraverso certe misure, dei prodotti o dei servizi erogati. Non mi importa se questi prodotti vengono fatti bene, vengono fatti in fretta, vengono fatti con un impegno di una persona di 10, in modo automatizzato, in modo manuale. Io vado a vedere il prodotto e mi chiedo se questa chiave è fatta bene. La misuro, la peso, la controllo, eccetera. Non vado a osservare o a pretendere di conoscere il processo che ha portato alla produzione di questo oggetto. Ovviamente, sottinteso che la qualità del prodotto finito dipenda, no, anche dal processo costruttivo. Però dentro il processo ci possono essere delle scelte, dei trade-off che magari non mi interessa valutare, quindi ho una serie di indicatori, non tutti, una fetta, che dipendono solo dalla caratteristica del prodotto o del servizio erogato. Poi posso andare, che sono magari quelle che interessano di più, agli utenti del servizio o del prodotto. Io compro te un servizio, se poi tu vai, ci stai andando in perdita perché lo stai gestendo male, non è un problema mio, l'importante è che il servizio funzioni bene. Poi ho degli indicatori cosiddetti di servizio che invece vanno a confrontare, vedono il processo ancora come una scatola nera, quindi senza andare a vedere dentro il processo che cosa fa, e lavorano confrontando un output con un input. A fronte di una certa richiesta, che cosa hai prodotto? Quanto hai prodotto? Quanto in fretta hai prodotto? Quindi vedi un processo come un'entità reattiva che riceve certe richieste e a fronte delle richieste produce prodotto, servizio, il suo output. E vai a confrontare l'output che ho prodotto rispetto alla richiesta che hai ricevuto, secondo varie dimensioni. Se ti ho ordinato 10 caramelle e me ne hai fatte 9, è un problema. Ti ho ordinato 10 caramelle e me le hai consegnate un mese dopo, è un problema. Ti ho ordinato 10 caramelle che costavano 2 euro, adesso mi stai chiedendo 3 euro. Le caramelle sono buone, eccetera, ma nel frattempo che ne hai preso. Ma qui ci sono una serie di attese, aspettative che chi richiede il servizio ha nel momento in cui lo richiede, e bisogna vedere se queste aspettative nel tempo, nel costo, nella quantità, nella modalità, eccetera, sono soddisfatte dall'output del processo. Questi li chiameremo indicatori di servizio. Servizio uguale a confronto l'output con l'input. E poi il terzo tipo di indicatori invece vanno a vedere dentro il processo e si chiedono, va bene, tu hai fatto dei prodotti di qualità, li hai fatti conformi al servizio che ti è stato richiesto, ma quanto ti sono costati? Per ottenere questo risultato, cosa hai dovuto spendere in termini di risorse economiche, risorse umane, materiali, tempo, materie prime, energia, eccetera, eccetera? Allora, questi sono requisiti di indicatori di efficienza che a parità di risultato, il risultato abbiamo già valutato per sé e in confronto all'input, quindi la valutazione del risultato c'è già, ma quindi dato quel risultato, quali sono le energie che ho speso per poterci arrivare? E questa grossa famiglia, no, prende il nome appunto di indicatori di efficienza. Quindi noi ragioneremo su queste 3 grosse famiglie di indicatori, qualità, servizio ed efficienza, tanto per darci un pochino di ordine essenzialmente nel ragionare, no?
E questo disegno espande un pochino questi tre concetti di qualità, servizio e efficienza, aggiungendone un quarto che ho messo qua sulla sinistra, cosiddetti KPI generali. Questi indicatori generali non sono dei veri indicatori del processo, ma sono indicatori di quantità di contesto del processo stesso, cioè quantità esterna al processo. Per dire una, la prima, input volume, indicatore che mi definisca il volume di ingresso a un processo, cioè quante richieste questo processo riceve. No, se il mio processo è l'ordinazione di una matita, quante richieste di matite ho? Allora, voi capite che se ho più richieste, sono più contento se devo gestire il processo, ma il numero di richieste che ricevo non dipende da quanto bene io faccia le matite, almeno non in prima istanza. Quindi sapere che quell'indicatore sta andando male, cioè sto ricevendo magari meno richieste di matite di quanto mi aspettavo, non può dare la colpa, non può incolpare, non posso attribuire la responsabilità al processo di produzione delle matite. Sarà qualche processo a monte, che ne so, marketing, pubblicità, o fa sapere, che fa sì che le domande siano diminuite. Ok? Quindi questi indicatori non dipendono direttamente da come il processo lavora, che indirettamente tutto è collegato a tutto, no? Però dobbiamo andare un grado per volta. A un primo livello di approssimazione non dipendono. Così come il volume di output, cioè quante matite ho prodotto, certo che dipende dal processo, però se tutto va bene è uguale al volume di ingresso, cioè è esattamente uguale a quante me ne hanno richieste. Non lo posso scegliere io, non lo posso cambiare modificando il processo. Cioè il processo deve erogare quel volume di output. Quindi questi sono tutti indicatori fasulli, nel senso che io li posso misurare, ma non mi dicono nulla di specifico sul processo. Mi dicono qualcosa sul contesto in cui il processo sta lavorando. Risorse umane. Sarebbe bello poter dire ho bisogno di una persona in più e da domani ci sarà. Nella maggior parte dei casi le risorse umane sono un vincolo. Queste sono le persone con cui ho, di cui ho disponibilità e con queste devo fare. Quindi quella è una misura esterna al processo, è una risorsa che viene fornita al processo, ma su cui il processo stesso non ha diritto di parola. Sarà l'ufficio delle risorse umane che poi invece magari viene coinvolto per andare a modificare, ma per il momento, oggi, domani mattina, non sono io a decidere quante risorse umane ho a disposizione, quante risorse materiali, macchine, locali, attrezzature ho a disposizione e così via. Quindi un processo lavora in un contesto in cui viene alimentato, no, da degli input e alimentato da delle risorse. Queste, la misura di questi input e queste risorse non può essere indicatore di quanto bene il processo lavori mettendo a frutto tale risorsa. Questo dobbiamo andare a vedere sul lato destro della figura. Allora, perché parliamo di questi indicatori? Perché in realtà questi indicatori possono essere, molto spesso sono, un valore di riferimento per poter definire indicatori veri e propri sulla destra. Cioè, se sulla destra parlerò di produttività, che è una parola che compare lì in alto a destra da quelle parti, la produttività la definiremo come unità di prodotto o di servizio erogato rispetto alle risorse umane disponibili e impiegate. Allora, una frazione che ha denominatore a le risorse umane disponibili o quelle impiegate. E allora devo averlo questo dato. Quindi devo misurare quel dato, anche se il dato da solo non mi dice nulla a proposito del progetto, ma mi può aiutare a capire altri indicatori di progetto, o a costruire, attraverso delle misure indirette, altri indicatori di progetto, di processo. Ok? Quindi quelli che ci interessano sono sulla destra, e in realtà per costruire alcuni di questi avremo bisogno anche della conoscenza degli indicatori generali. E allora a questo punto dovremo misurare anche questi, anche se essi da soli non ci dicono, non ci danno informazioni. Nota tecnica, all'esame, quando vi chiediamo di esprimere tre KPI per un determinato processo,
contano solo quelli di destra, ok? Quindi in generale se vi servono li dovete definire, ma non contano nei tre, perché sono, devono essere specifici rispetto al processo. Allora, proviamo a vedere, provando a approcciarlo, diciamo così, in modo un po' generale, con un generico processo, quali sono questi tipi di indicatori che si possono definire. Poi in realtà ogni processo ha i suoi, è specifico, no? La prima S di smart volevo proprio dire deve essere specifica a un certo processo. Però complessivamente ci sono, diciamo così, delle famiglie. Vabbè, questa slide qua ci fa solo un esempio, ma qualche esempio semplice, dei KPI generali, relativi a 5 tipi diversi di processi: prenotazione in alberghiera, manutenzione di un ascensore, vendita in un supermercato, vendita di un libro online e gestione di una burocratica della richiesta di una licenza. Potete guardarle con più calma, la cosa importante è da capire che la declinazione di volume, di risorse, cambia a seconda del processo. Se sto vendendo prodotti, allora le risorse materiali sono le tipiche risorse di magazzino. Se sto vendendo roba online, le risorse sono magari le risorse di vendita, che sono dei software oppure delle agenzie che gestiscono queste operazioni. Quindi dobbiamo essere flessibili nell'interpretazione di queste categorie. Cioè, questo è un framework, non ci dà le formulette, è un framework concettuale che ci aiuta a ragionare a come decomporre i vari modi in cui vedere un processo per andare a estrarre l'informazione che ci serve. Okay? E poi siamo noi che dobbiamo riuscire a declinarlo a seconda della verticalizzazione, del tipo di attività che quel processo sta compiendo. Ok, vediamo le tre categorie che ci interessano. Efficienza. Allora, l'efficienza è una misura interna al processo, che va a valutare in un certo senso le risorse impiegate per ottenere un certo risultato, come definizione vaga generale. Dopodiché, quali sono queste risorse e qual è questo risultato, a seconda di come le definisco, ottengo vari indicatori di efficienza. Ad esempio, più semplice è il costo unitario. Il costo totale diviso il volume di ingresso o il volume di uscita. Sono due indicatori diversi, se non si perde niente per strada, il volume di ingresso e il volume di uscita dovrebbe essere uguale. Per lui magari c'è sovrapproduzione, quindi per fare stoccaggio, e quindi magari questi numeri sono diversi. E questo mi dà il costo di che cosa? Delle materie prime, ad esempio, o dell'affitto di un locale, oppure della benzina del trasporto, non lo so, dipende da che cosa voglio misurare, riferito al volume in uscita o in ingresso al processo. Quindi, di nuovo, questa non è ancora un indicatore, è una famiglia di indicatori che si ottengono raffrontando un costo legato allo svolgimento del processo rispetto a un volume che questo processo gestisce. Costo su volume alla fine va dalla famiglia dei costi unitari. Costi unitari di che cosa? Costo della materia, del carburante per oggetto venduto. Questo potrebbe essere un indicatore di costo unitario per un processo di logistica, ad esempio. Produttività è un po' il contrario, nel senso che vedete che i volumi di ingresso e i volumi di uscita sono a questo punto a numeratore, quindi quanto prodotto riferito alle risorse che ho a disposizione. Anche qua la produttività è una categoria generale, al numeratore vabbè ci sarà il volume tendenzialmente di uscita, cioè ciò che ho prodotto, ciò che il servizio, il processo ha erogato sotto forma di prodotto o di servizio, riferito alle risorse che quel processo ha impiegato. Risorse qui in generale potrebbero essere anche lì risorse umane, quindi vado a vedere volume prodotto per persona,
avete svolto 100 pratiche, siete in 3 persone, bravi, siete in 12 persone, meno bravi, a parità di 100 pratiche svolte, erogate. Quindi in questo modo vai a vedere la produttività del non è produttività del personale, è produttività del processo. Perché poi magari quel processo impiega tante persone e ha un volume di uscita basso perché è mal organizzato, non è detto che siano le singole persone che non lavorano bene, quindi non stiamo misurando la persona, stiamo misurando il processo. Che impiega certe risorse e dall'altra parte con un benchmark mi accorgo che qualcun altro a parità di risorse eroga di più o a parità di erogazione impiega meno risorse, vuol dire che lavora meglio. Risorse materiali. Quindi risorse materiali possono essere risorse materiali fisse, macchinari, locali, spazi, o risorse, diciamo così, consumabili, quindi materie prime, carburanti, energia, eccetera, eccetera. E quindi ho questi indicatori che dico, ma riesco a, con 3 macchine di stampaggio riesco a produrre 1000 pezzi al giorno. Produttività non della macchina di nuovo, cioè del processo che rispetto a quella macchina. Poi non è detto che se una produttività bassa aggiungendo una macchina la produttività possa aumentare, perché magari quello di bottiglie è altrove. Quindi ricordiamoci sempre che ciò che stiamo misurando è sempre il processo. Per misurare il processo andiamo a misurare alcuni suoi elementi e quindi ogni volta andiamo a confrontare i pezzettini, solo il quadro d'insieme che ci potrà dire chi è il fattore limitante, ad esempio, in un processo. Un'altra risorsa è il tempo, che è la risorsa più difficile di tutte, no? Perché non è che ne posso comprare di più. E quindi il volume al mese, al giorno, all'anno di produzione. È un tipo di produttività che prescinde dalle risorse, in questo caso, la risorsa umana e la risorsa materiale, va a vedere solamente la produttività assoluta nel tempo. Quindi sono misure diverse, secondo quello che vogliamo vedere, no? Ricadono tutte in questa categoria. Utilizzo, ecco, l'utilizzo è un altro indicatore di efficienza relativo alle risorse. Per una determinata risorsa, e di nuovo qua queste risorse possono essere umani, materiali o il tempo, quanto è utilizzata questa risorsa? Io ho 5 persone, quanto sono utilizzate in questo processo? Al 20%. Perché l'80% del loro tempo o fanno altro o non fanno niente. Non stiamo misurando se la persona sta lavorando o meno nelle ore, perché magari la stessa risorsa è condivisa tra più processi. Quindi io voglio capire quanto questa risorsa sia utilizzata in questo processo, in questo specifico processo. Di queste 3 macchine operatrici, quanto stanno lavorando al 100% tutte e 3 per questo processo, o alcune di queste stanno lavorando in parte anche per altri processi, oppure alcune di queste in alcuni orari della giornata sono ferme? Allora, se io ho un'utilizzazione che è inferiore al 100%, posso pensare, se mi serve, di aumentarla in qualche modo. Se sono vicino, pari o vicino al 100%, comincio ad andare in crisi, perché vuol dire che non ho più margine, no, per assorbire eventuali carichi, sovraccarichi o errori. Perché vuol dire che le mie risorse sono tutte calcolate al limite, e vuol dire che non c'è più spazio di manovra per compensazione. No? Anche il tempo è una risorsa. Il tempo è usato tutto al 100%? O ci sono delle archi temporali che sono ancora liberi per poter passo sul trattore, lavoro anche di notte? Chiaramente questo è un problema di risorse, ma quello è un altro piano, dobbiamo andare a vedere anche quell'altro. Ma qui ci aiuta a decomporre i vari elementi. Poi ovviamente toccare un elemento ha implicazioni anche sugli altri, però li misuriamo uno per volta, vogliamo riuscire a misurare, a definire delle misure indipendenti l'una dall'altra, che ciascuna abbia un significato. Quindi qui vedete che stiamo andando a ficcare il naso dentro il processo, no? Vediamo che il processo fa cose, non ci interessa perché, non ci interessa neanche tanto cosa sta facendo, però stiamo andando a vedere
cosa impiega? Quali risorse mette a disposizione? Chiaramente non mi serve di dare un valore assoluto, no? Abbiamo lavorato 12.000 ore, sì, ma in quanti eravate? Quante cose avete fatto? Quel numero di 12.000 non è niente da solo. Infatti questi indicatori sono quasi tutti, almeno qua finora, sono tutti sotto forma di rapporto. Un rapporto tra due quantità, tra un output e un input, o tra un input e un output, dipende da come lo vogliamo vedere. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di come si declinano queste cose a seconda del numeratore e del denominatore. Quindi il tempo necessario a produrre una certa uscita, quindi il tempo di lavorazione, il tempo per il quale, cioè il tempo che devo impiegare per erogare un determinato servizio, la capacità disponibile di una macchina. Questo cerca un po' di elencare un po' di casistiche. E vabbè, andiamo avanti sull'esercizio, facciamo poi un esercizio dopo noi, senza quello sulle slide, vedo che sbirciare, ma prendiamo poi qualche esempio nostro. Efficienza. Qualità. Qualità è, se vogliamo, l'opposto. Mentre nella efficienza guardavamo all'interno del processo, ignorando o non interessandoci a quale fosse l'output del processo stesso, qua facciamo il contrario, guardiamo solo l'output, esclusivamente l'output. Quindi a questo punto ci disinteressiamo dei volumi, ci disinteressiamo dei tempi, ci disinteressiamo delle risorse e ci concentriamo sull'output, sul prodotto, sul servizio erogato. E ci chiediamo, allora qui è un prodotto o servizio che esce dal sistema, no? La prima cosa che ci chiediamo è: questo prodotto è conforme? Cioè, se ho prodotto una matita, questo davvero si comporta da matita? C'ha la mina dentro? C'è la gommina in punta? È un prodotto corretto? Ha le dimensioni giuste? Ha il peso giusto? È stato prodotto in scatolata, confezionata nel modo giusto? Allora, la conformità la definiamo rispetto alle caratteristiche nominali del prodotto o del servizio. Prendiamo il servizio, voi fate un abbonamento, telefonico, fisso o mobile, e questo abbonamento un giorno o due alla settimana non funziona. Allora, questo è conforme o no? Magari nella vostra testa no, ma chissà che contratto avete firmato. Nel contratto ci sarà una clausola, una cosiddetta service level agreement, un accordo sul livello di servizio, che vi dice qual è la percentuale di tempo che contrattualmente è permesso all'operatore non fornirvi il servizio, no? Vi dirà che su scala nazionale ogni anno il servizio è garantito per il 97% del tempo, o qualcosa di questo genere. Allora, ci sono sempre dei livelli di riferimento, appunto, se pensiamo a un oggetto fisico, cioè peso, misure, qualità, robustezza, lucidatura, difetti, eccetera. Se pensiamo a un servizio, ci sono tutte delle condizioni, appunto, di erogazione del servizio. C'è quell'altro che diceva, noi telefonate, chiamate noi che noi rispondiamo sempre in tre squilli, no? Io non ho mai provato, però sarebbe carino di provare, se è vero. E se rispondo entro quattro, cosa fate? No? Tutti noi, no, noi nel senso di chi era nel processo, dice che loro erogheranno col massimo della qualità i prodotti perfetti, ma poi il mondo non è perfetto. C'è sempre una certa percentuale di prodotti difettosi, di servizi che non rispettano le promesse. Allora, uno, nessun contratto ti dirà mai 100% di precisione, 100% di affidabilità, mai, perché chi firmasse una cosa di questo genere non vi ricorda, un falsario. Ma anche all'interno di un certo margine che ciascuno si prende, bisogna capire se riusciamo a rimanere all'interno di questo margine. Allora andiamo a vedere quali sono
misurare quanti sono gli elementi non conformi rispetto al numero di elementi totale. Il volume di elementi totale sarà un volume di output, gli elementi non conformi per vari motivi, non so, perché potremmo avere semplicemente il numero totale di non conformità oppure le non conformità divise per ragione, per motivo, azione, per causa. E poi questa misura la possiamo prendere in vari momenti, no? Il momento peggiore è quando il cliente si lamenta che qualcosa non funziona. Il momento migliore sarebbe quando il cliente mi fa una richiesta di servizio e io mi rendo conto che questa richiesta o già non era conforme a lei, questa sta male, mi ha chiesto una cosa sbagliata, dal mio canale di vendita arrivano informazioni incoerenti, oppure so che quello non lo potrò erogare perché so già che al mio interno sono già sovraccarico, eccetera. Ma quindi non conformità io le potrei addirittura bloccare all'ingresso se ho un filtro. Queste sono quelle che mi costano di meno, perché non le porto, non consumano risorse, non le porto dentro il processo e non creano un danno al cliente. Se invece io prendo una richiesta, la eseguo, la erogo e poi non funziona, no, ho sostenuto un costo perché ho dovuto erogare questo, ma in più ho un danno perché il cliente si lamenta, dovrò probabilmente rimborsarlo oppure in qualche modo correggere l'anomalia. E poi ci sono i livelli intermedi in cui all'interno del processo posso avere dei controlli, cioè prima di mandare fuori, prima di attivare un servizio, prima di mandare fuori un prodotto, faccio dei controlli interni. Allora, questo è un livello intermedio perché ancora dentro il processo mi permette di valutare la mia difettosità potenziale e in qualche modo questa difettosità si trasforma solamente in un costo interno. Perché ho fatto roba che non funziona, ma poi alla fine non la vendo, cioè, se ne butto via tanti, ma il cliente non se ne accorge. Quindi il livello di qualità potrebbe anche essere molto elevato. Ma io a livello di conformità posso avere magari elevate difettosità, elevate non conformità interne, purché riesca in una fase di testing a bloccarle prima che vadano sul mercato. Non sopravvivo tanto probabilmente se la vado avanti così. Però sono misure indipendenti. A seconda di dove lo vado a misurare. Allora, la conformità, faccio solo una nota perché poi la riprendiamo quando parliamo di servizio, è rispetto alla descrizione di un prodotto. Okay? Se io faccio un prodotto solo, vabbè, quello è. Se faccio 100 prodotti diversi, vado a vedere ogni prodotto, o ad ogni servizio, rispetto alla sua definizione, ai suoi requisiti, alla sua specifica. Questa frase la lasciamo in sospeso fino a quando parliamo di servizio. Poi un'altra categoria di qualità è l'affidabilità. L'affidabilità dipende, a questo punto cambia molto a seconda che stiamo parlando di un prodotto o di un servizio. Perché stiamo parlando di un prodotto materiale, questo prodotto svolge la sua vita, vive la sua vita nelle mani del nostro cliente, non a casa nostra. E quindi questo prodotto svolgerà la sua funzione per un certo tempo, dopodiché si guasterà, smetterà di funzionare, o non funzionerà più perfettamente. Questo è normale, no? Non c'è nulla di eterno. Allora, anche qui, io garantisco il mio prodotto per un certo tempo. Vuoi che sia la garanzia di legge di 12 o 24 mesi, vuoi che sia la garanzia aggiuntiva, io ti do 10 anni di garanzia, metto un tempo entro cui garantisco che il prodotto funzionerà ancora. In realtà lo garantisco in modo statistico, perché io, a differenza delle conformità, in cui quando ti do il pezzo in mano vedo, se ti vendo un'auto vedo se manca una ruota, ok? Dire che io te lo vendo adesso e tu non bucherai la ruota per altri 3 anni, non te lo posso in realtà garantire, non lo posso misurare. Io so che tu lo userai e a un certo punto questo oggetto smetterà di funzionare. Poi se smette di funzionare, terminata la garanzia, fatti fuori. Economicamente direttamente, come ritorno economico diretto, poi può essere danno di immagine e tutt'altro. Se invece smette di funzionare quando è ancora coperta la garanzia, sono danni miei perché devo sostituirti e lo riparo a spese mie. E quindi ha senso prendere delle misure
che ti dicano qual è ad esempio il tempo atteso prima che si verifichi un guasto, cosiddetto medium time to failure. Questa è una misura che posso avere solamente dal campo, è una misura statistica che io posso migliorare cercando di migliorare forse la qualità dei miei prodotti. E quindi avere questa misura mi permette di capire anche ovviamente che tipo di garanzie dare, che tipo di prodotti vendere. Perché se io so che statisticamente si guasta dopo 3 mesi, ti do la garanzia di 1 anno, so già che in realtà devo raddoppiare i miei costi di produzione, perché ne sostituirò un certo numero. MTTF, Medium Time to Failure, si sente in giro molto di più la sigla MTBF, Medium Time Between Failures, cioè il tempo in cui un sistema funziona tra un guasto e il successivo guasto. Questo ha senso definirlo nel caso in cui la tipologia di guasto siano riparabili, le tipologie di guasto siano riparabili. Allora a questo punto si guarda qualcosa, lo mando in riparazione, poi lo riporto in servizio quando è stato riparato e poi tra un po' si opera qualche cos'altro e ricomincio da capo. Quindi prodotti che in caso di guasto diventano inservibili, mi interessa solamente il tempo per arrivare al guasto, basta, poi dopo lo sostituisco. Prodotti che sono riparabili invece mi interessa il ciclo, l'intervallo di tempo medio tra guasti consecutivi. Attenzione che l'intervallo tra 2 guasti è fatto di un tempo per cui il sistema è in riparazione dal primo guasto, che è qui chiamato time to repair, più il tempo di esercizio, in cui effettivamente a questo punto è stato riparato e è in normale funzionamento prima che arrivi il secondo guasto o l'ennesimo guasto. Allora, il rapporto tra il MTTR e l'MTBF, cioè il tempo per riparato e il tempo medio tra i guasti, mi dà un'indicazione, in realtà sarebbe il rovescio, 100% meno questa frazione, mi dà la disponibilità del prodotto. Se io ho una macchina, sì, funziona bene, ma è sempre in officina. Per carità, in garanzia non spendo niente, ma a metà del tempo in officina. Questa è una disponibilità del prodotto, cioè quella percentuale di tempo per cui il prodotto non è in riparazione. Che è legata non solo alla frequenza di guasti, ovviamente, ma anche al tempo di riparazione. Allora, tutto questo per quanto riguarda i prodotti. Per quanto riguarda il servizio, da un lato è più complicato perché i servizi sono 12.000 diversi e chi di voi ha scelto di fare l'orientamento ai servizi vedrà poi nel corso di Franceschini molto più approfondimento su questi aspetti. D'altra parte lo possiamo semplificare in modo più semplice perché se è un servizio che deve essere erogato in continuità, la affidabilità, reliability di quel servizio non è altro che la percentuale di tempo, oppure possiamo esprimere come probabilità per cui io vado a accendere il servizio e questo in questo momento funziona. Se è un servizio che viene erogato in continuità, questa probabilità coincide con la percentuale di tempo rispetto al mese, all'anno, al semestre in cui il servizio sta funzionando oppure non sta funzionando per qualche motivo, soddisfa le sue funzionalità, cioè rispetto ovviamente a quanto ti è stato promesso. Che è un po' strano perché se ci pensiamo, molti servizi online non ci promettono nulla. Tantissimi bei servizi online che non pagano. Non paghi, non firmi un contratto, non ti impegni nulla, loro non si impegnano in nulla, quindi questi problemi qua in realtà non li avrebbero, no? Perché se anche non funziona, anche ti lamenti, tanto non l'avevi pagato, non ti avevo promesso niente. Poi in realtà chi eroga questi servizi, pensate alle app mobili, i siti web, eccetera, cerca di renderli disponibili, quindi con alta affidabilità, non tanto per ragioni contrattuali, ma per ragioni di immagine, di erogazione del servizio, eccetera, più per ragioni interne, no? Che però esulano da questo processo.
E poi c'è il terzo livello di qualità, che è quello percepito dal cliente anche non oggettivamente. Cioè, la conformità ti dice, nel momento in cui lo vendo, funziona? Sì. L'affidabilità mi dice, questo funzionare, che nel momento in cui l'ho venduto funzionava, è una proprietà che perdura nel tempo? Continua a funzionare dopo che l'ho venduto? O mentre lo sto erogando? Sì, sì per quanto tempo? Sì, con quale frequenza? Però in entrambi i casi è la, in qualche modo la prima è la conformità a tempo zero e la seconda è la conformità nel tempo, sempre rispetto a quanto è stato dichiarato quel prodotto. Il che può essere totalmente slegato dalla percezione che ha il cliente, la soddisfazione dell'utente nel prodotto o nel servizio. Magari tecnicamente dice che va bene, se tu vai in stazione e chiedi ai pendolari se i treni funzionano bene, ti insegnano sicuramente parolacce nuove ogni volta che vai. Se invece chiedi, vai a prendere le statistiche ufficiali di Trenitalia, ti dicono che loro sono perfettamente nei margini. Perché hanno definito degli indicatori, lì c'è gente ovviamente seria, definito degli indicatori che tenendo conto, facendo la media, la somma dei ritardi anche dei treni alle 2 di notte dove non viaggia nessuno, però la media la tengono bassa, quindi se la mattina arrivi con un ritardo fa lo stesso, perché da qualche altra parte c'è qualche cosa che invece sta arrivando puntuale e la media è inferiore a quella che dichiarava. E vabbè, però e quindi le penali non vengono poi applicate in molti casi, nonostante ci sia una percezione dal punto di vista degli utenti molto diversa. Allora, questo è chiaro che nella società attuale è un problema, perché tu hai un'immagine di una società completamente diversa rispetto. Magari c'è anche qualcuno convinto che il servizio funzioni bene perché ha tutti gli indicatori verdi, no? Tutti gli indicatori a posto. Dice, ma perché si lamenta? Tutto a posto, sì. Capito? È stata una volta, ci sono 1000 persone che abbiamo abbandonato in mezzo alla neve, in mezzo a un campo, però non mi sposta abbastanza l'indicatore da dove mi posso occupare. Quindi questi indicatori statistici sono sempre da prendere in questo modo. Allora, questa soddisfazione degli utenti la posso anche qui acquisire, questo è molto difficile e costoso da acquisire, perché non la misuro, no? Sul campo. Queste misure di affidabilità le posso misurare dal servizio di assistenza, se i miei utenti usano l'assistenza ufficiale, quindi mi arrivano informazioni. Qua invece devo andare agli utenti e avere informazioni, quindi ogni tanto, che so, gli mando il sondaggio, gli prometto 2 caramelle se rispondono alla domanda del sondaggio, metto qualche cosa nell'app che mi permette di capire se lui lo sta usando o non lo sta usando, se l'ha disinstallato dopo 2 giorni, se sbatte il telefono così forte tutte le volte che apro l'app o cose di questo genere. L'app delle macchinette del caffè mi ha appena sollevato 1 euro stamattina, quindi non sono molto soddisfatto, però non so come dirglielo, quindi loro non lo sapranno, saranno contenti, no? Vedono addirittura che magari questo mese abbiamo guadagnato 1 euro in più, chissà perché. E questa è molto complessa. Complessa è il discorso del timing, cioè è anche riesce a avere risultati di indagine con gli utenti sempre dopo parecchio tempo, parliamo di mesi. Solito, da quando lancio una campagna di indagine, raccogli dati di analisi, eccetera, e quasi sempre sono su scale qualitative. Però è sicuramente una dimensione della soddisfazione della qualità, una qualità percepita. E poi ci sono. Andiamo avanti, ci sono i KPI di servizio. Il servizio è il terzo pilastro dei nostri KPI, ricordiamolo, è dove si confronta un output con un input. Allora, la cosa più semplice, ci abbiamo qua come il terzo punto, perfect orders. Cioè, l'output che ho fornito corrisponde all'input che avevo ricevuto? Cioè, mi hanno chiesto una matita, io gli ho venduto una gomma? O gli ho effettivamente venduto una matita? Cioè, qual è il numero o la percentuale di ordini, di richieste d'ingresso che viene evasa in modo perfetto, in modo totalmente attinente alla richiesta? E qui c'è la leggera differenza rispetto alla qualità. Nella qualità vado a vedere se questa gomma è perfetta, è fatta bene. Nel servizio vado a vedere se questa gomma è esattamente quella che avevo ordinato.
che magari lei è perfetta, ma tu vuoi vedere un'altra cosa. No, qui chiaramente sto semplificando molto, ma per banalizzare, non per capire il concetto. Quindi, tu hai ordinato qualche cosa, ciò che ti arriva nella tipologia, nelle quantità, nei tempi, corrisponde con le richieste che avevi specificato nell'ordine? O che avevamo concordato in qualche modo? Quindi la differenza è che nel perfect order di servizio vado a vedere anche cosa c'era scritto nella richiesta o in che cosa comportava la richiesta, mentre invece quando parlavamo qua di conformità andiamo a guardare semplicemente il prodotto rispetto alla sua descrizione. Perché io potrei anche avere un prodotto senza avere nessun ordine di produzione, produco per stoccare, per mettere in magazzino. Indipendente la bontà di un prodotto rispetto al fatto che sia stato richiesto da me, da te, da qualcun altro. Invece la consegna, dove è andato? La consegna no, e quindi vado a confrontare dal punto di vista degli attributi dell'input e degli attributi dell'output. Poi ci sono, sempre di un servizio, conta sempre la tempistica. Ad esempio il tempo di risposta. Tempo di risposta è il tempo tra l'arrivo della richiesta e il soddisfacimento di quella richiesta. Quindi da quando arriva la richiesta, da quando comincio a prendere in carico la richiesta, fino a quando produco l'output e quindi questa richiesta in qualche modo esce dal mio sistema. E questo si misura in tempo. L'asset, tempo trascorso, non è tempo di lavoro, okay? Non è tempo per cui le risorse sono impiegate. Sicuramente l'impiego di risorse sarà maggiore o uguale al tempo trascorso, ma il tempo trascorso comprende anche le pause, no? Le pause per cui un prodotto è arrivato fino a lì, può dire aspettare qualche cos'altro e quindi non può andare avanti, non può essere lavorato fino a quando non succede qualche altro evento e poi può ripartire. Altrimenti può essere una macchina si libera oppure un'informazione che non cala arriva, eccetera. Questo è il tempo di risposta, in cui ha una richiesta che arriva in ingresso al processo, quanto risponde. In realtà dal punto di vista del cliente, questo il tempo effettivo tende ad essere maggiore, il tempo percepito effettivo tende ad essere maggiore perché c'è un tempo di lead, tempo iniziale, tra quando il cliente esprime la richiesta e quando la richiesta arriva al sistema. Viene presa in carico per essere eseguita. Perché magari c'è tante richieste e la tua rimane in coda. Quindi tu hai fatto la domanda, ma quella domanda è rimasta, pensiamo in cartaceo, è rimasta su una pila di fogli e non è ancora in servizio, non c'è ancora nessuno che ci sta lavorando, è semplicemente in coda in attesa di essere risposta. No? Io mi sento molto colpevole di questo quando voi mi mandate le mail. Di cui io magari ci metto 10 minuti a rispondere, ma rispondo 3 settimane dopo. No? Allora io so che tutti molto preoccupati per la mia salute, sarà morto che non mi risponde, vi rassicuro, ma nello stesso tempo, questo è un esempio estremo ma banale per capire la differenza tra response time e il tempo che ci impiego io a rispondere una mail, e il tempo speso per, rispetto al tempo che passa da quando la mail è stata inviata a quando viene effettivamente aperta o guardata. E per, ovviamente per il cliente la somma dei due che conta, il tempo di attesa e il tempo di servizio, possiamo chiamarli così, il tempo di risposta o di servizio. Ovviamente questi tempi quando li misuro? Se li misuro alle 3 di notte è facile che non ci sia molta richiesta e quindi le poche richieste che arrivano vengono soddisfatte immediatamente. Se faccio, quindi avranno un andamento molto variabile in funzione, soprattutto il lead time, il tempo di attesa, di accoramento, molto variabile in funzione del carico di richieste, del volume di ingresso. Però attenzione che se facciamo una media stiamo andando a fare la media del pollo in cui le grosse code in poco
magari c'è un sovraffollamento in un'ora, in due ore della giornata, e per il resto delle 22 ore, delle 24 della giornata, non c'è un sovraffollamento. Allora, se fai la media del tempo di lead, sarà quasi sempre zero. Quindi tu in realtà misuri in media un tempo di lead che è un decimo, 2 su 24, di quello effettivamente percepito dai clienti nelle ore di picco. Allora rischi di illuderti che tutto va bene. Poi in realtà in quelle ore, che sono quelle in cui ai clienti interessa avere il servizio, gli stai trattando malissimo. Sì, ma come? Un tempo di lead di 5 minuti? No, non è di 5, è di 50. Ma come? Alle 2 di notte? No, non alle 2 di notte, alle 10 del mattino, dove tutti ti chiedono, hai questo tempo di attesa. E ovviamente non è che puoi dare la colpa a clienti, ma non dovete venire più a quell'ora, però vengono a quell'ora lì perché sì, punto. Sei tu che devi organizzarti in modo da poter offrire il servizio. Magari dimensionando i servizi in modo che in quelle ore tu riesca a smaltire più richieste e in altre ore magari meno. Quindi bisogna fare attenzione, a noi interessano dei dati sintetici aggregati, ma dobbiamo aggregare nel modo giusto, non aggregare il giorno con la notte, perché altrimenti fai la media, viene fuori Trenitalia che dice che i treni sono puliti in orario e non affollati. E questo è un tempo assoluto, ma in realtà quello che ci diceva anche la signora di Intesa San Paolo, ci sono dei tempi che l'utente si attende, lo sai già. Sai già che quando fai una richiesta, che ne so, per un mutuo, la risposta non ce l'avrai più prima di 2 settimane. Quindi è vero che c'è un tempo di servizio, un tempo di lead che hanno quel valore, però è normale, fa parte del servizio, no? Fa parte degli accordi. Il problema nasce nell'andare a misurare quello che è il tempo di attesa, o qui parlo del tempo di lead, potrebbe essere il tempo di servizio, uguale, il tempo di attesa effettivo rispetto al tempo di attesa nominale. Ok, ti ho detto torna tra 2 ore, tu torni dopo 2 ore e devi ancora aspettare 3/4 d'ora. E non va bene. Facevi prima a dirmi torna tra 2 ore e 3/4 e poi tra 3 ore e io ero più contento. Sarei stato più contento. Quindi un conto è il ritardo sul tempo assoluto impiegato. Il tempo di lead è sempre male perché c'è una richiesta lì pronta e non la stiamo servendo, però è inevitabile. Il tempo di servizio è quello che è nella lavorazione, qui c'è. Ma la cosa più importante, spesso più importante, è il mantenimento degli standard di questo tempo. Con l'utente ha un certo accordo, devi dire dopo 2 giorni lavorativi avrai questa risposta e devi averla, non devo diventare 4. Quindi questo scartamento, sfasamento dei tempi effettivi rispetto ai tempi nominali. Poi tanti fanno finta di niente, non dichiarano un tempo nominale, sono sempre a posto, no? Però se noi lavoriamo per obiettivi dovremmo porci questa domanda. E questo lo si può misurare sempre per giocare con i KPI in modi diversi. Ad esempio posso avere qual è lo scartamento medio di questo ritardo, sapendo che la media nasconde i picchi, nasconde gli estremi, ok? Quindi allora andiamo a vedere il massimo, oppure semplicemente mettiamo una soglia. Molto spesso conviene dire, va bene, se questo scartamento è inferiore a, dipende da cosa stiamo facendo, mezz'ora, non lo conto. Se è superiore a mezz'ora, allora lo conto 1. Dico che una volta è successo che avevo uno scartamento eccessivo. E quindi conto quante volte ho avuto uno scartamento eccessivo. Quindi anziché fare la media dei tempi o il massimo dei tempi, la media è troppo generosa sui valori bassi, il massimo è troppo invece ingeneroso perché ne basta uno per rovinarti tutto, va a vedere quanti la distribuzione, no? In questa distribuzione statistica qual è la percentuale che supera una certa soglia, che ritengo accettabile. E poi vado dietro. Quindi sono modi diversi. Noi prima abbiamo il concetto in testa, voglio andare a misurare sta roba.
Mi interessa capire qua, perché se va male ho rischio di perdere clienti o perdere soldi o perdere efficienza. E poi da lì poi capisco in quale modo definire un indicatore che esprima al meglio quel valore. La timeliness, quindi il fatto di mantenere il tempo. Non ho altro che la tempestività, che sarebbe la traduzione letterale, ma semplicemente la capacità di mantenere i tempi. E poi c'è un altro componente di servizio, purtroppo, dico purtroppo perché è sempre un casino, che è la flessibilità. Servizio, quindi confronto tra input e output. Allora, ti arriva una richiesta in input e tu cominci a lavorarla e produci qualcosa in output. Ma cosa succede se nel tempo di servizio la richiesta cambia, dovesse cambiare? Se è un servizio istantaneo non può cambiare, si dice. Ma in molti altri casi ho fatto un ordine, lo devo modificare, lo devo annullare, devo aggiungere qualcosa, devo togliere qualche cos'altro, devo modificare un indirizzo. Questo perché il cliente vuole così, o perché è successo qualcosa, cioè perché magari quell'oggetto che tu pensavi avere disponibile in realtà non ce l'hai disponibile, i tempi di consegna saranno più lunghi. E allora cosa faccio? Ritardo la consegna? Divido la spedizione in due, contatto il cliente per capire se vuole cambiare quel prodotto con un altro che secondo te è grosso modo equivalente, gli propone un cambiamento, gli propone una cancellazione dell'elemento dall'ordine. Cioè, ci sono tante cose che possono succedere a una richiesta una volta che questa è stata lanciata. Allora, in qualche modo il processo deve adeguarsi a questo, deve o può adeguarsi. Allora, innanzitutto devo capire qual è l'entità della flessibilità richiesta, cioè quante volte capita di dover modificare qualcosa, perché questo ovviamente se gestito all'interno del processo ha un costo di gestione, quindi devo capire anche quanto è frequente. Spesso l'anomalia viene gestita con un impegno di risorse umane maggiore, cioè bisogna fare delle modifiche a mano rispetto magari a un flusso che va avanti da solo, no, in modo gestito buona parte del sistema informativo. E qual è il valore coinvolto di queste variazioni? E io aggiungerei anche qual è la quantità di flessibilità che io concedo. Cioè, potrei avere un sistema che mi dice: guarda, fino a quando l'ordine non viene spedito lo puoi modificare, e qualcun altro invece dice: no, guarda, l'hai piazzato, l'hai confermato, non ho più potuto modificare. No? Al limite ti arrivano le cose, ritorno indietro, ti fai impossare. Quindi un trade-off tra la flessibilità offerta e il costo di questa e il volume, no? che sono come dire, coinvolti da questa flessibilità. Faccio un esempio su un servizio, ad esempio sui piani di studio. Allora, nel momento in cui uno prepara un piano di studio per un corso universitario, cosa ti faccio? Ti metto tante scelte possibili, poi ti arrangi, scegli tu quello che vuoi, oppure ti metto una cosa più rigida e poi tu mi fai le richieste individuali di modifica? Perché nel primo caso ho un servizio che già è che è più complicato, mi costa di più fare un'offerta più articolata, ma poi di fatto è self-service. Nel secondo caso ho un'offerta più semplice, ma poi devo gestire manualmente le variazioni che intervengono. Ah, io quello là non sono frequentato, non sono riuscito, non c'è più l'esame, ho cambiato, sono trasferito, questi crediti li ho già, e quindi hai in un quadro più rigido, in un'offerta di prodotto più rigido, deve avere una maggiore flessibilità poi per gestire le variazioni. Quindi anche nei servizi può capire. Se pensate agli operatori mobili, no? Gli ultimi che sono usciti, non data quest'estate, sono usciti tutti, no? Con dei piani che hanno flessibilità nulla. Vero. Il piano è questo, lo vuoi? Sì. Costa poco, ma è quello. Non puoi cambiare niente. Rispetto agli altri operatori tradizionali, dove invece ci servono 3 master e 2 lauree per riuscire a capire quali sono tutte le opzioni possibili e come combinarle. Allora, da un lato hai una flessibilità bassissima, e quindi tutti questi indicatori sono tutti a zero, non puoi fare niente, se non disdire, e dall'altra parte invece una flessibilità molto alta, e quindi
a un continuo gestire le variazioni da un lato e dall'altro, dall'operatore e dal cliente. Sono modelli diversi, chiaramente. È chiaro che se io mi organizzo per gestire flessibilità, devo poi valutare quanta ne sto effettivamente erogando, oppure se i miei clienti la stanno usando oppure no. Allora, questi sono tutti elementi del nostro processo che possiamo andare a misurare, a decidere di misurare, quasi sempre, appunto, andando a prendere la misura in un punto, quante volte sono passato di qua, in che istante di tempo sono passato di qua, qual era il valore, qual era il costo, qual era la quantità di bene o di servizio che è stato utilizzato in materia prima in questa operazione. Misure dirette all'interno del processo. Quindi io mi immagino il mio token che gira nel processo, a un certo punto il token dice, vabbè, adesso qua misuro, sono passato di qui una volta alle ore 15.45 e il valore dell'ordine con cui sono passato qua era 17 euro e questi dati ve li salvo. Sono misure, no, elementari, misure dirette. Quindi per ciascuna di queste misure dobbiamo immaginarci nel nostro processo in che punto viene presa e esattamente di cosa viene preso, di cosa viene misurato. Poi sulla base di queste definiamo poi questi indicatori che, come vedete, sono la differenza, il rapporto tra misure dirette o a loro volta rapporti tra misure indirette, perché sono cose più complesse che mettiamo insieme. E tra tutte le possibili combinazioni di misure che posso prendere, quali sono quelli più importanti? Perché adesso non mi metto a, se io faccio tutte le combinazioni di indicatori per tutti i possibili elementi, dato un processo anche semplice, me ne vengono fuori 500. Ma di questi 500 ci sono alcuni che sono più importanti, altri meno. È chiaro che il problema è che più importanti o meno importanti dipende da chi li osserva. Dipende dallo stakeholder. Quindi in realtà gli indicatori, i KPI più importanti per il manager sono diversi da quelli per il cliente. Per cliente l'indicatore di efficienza, fin tanto che non si riflette sul costo, non interessa. Interessa sicuramente la qualità, la conformità, l'affidabilità, eccetera. Mentre invece a un manager magari interessano di più appunto gli indicatori di efficienza, perché deve ottimizzare l'uso delle risorse, oppure quelli anche di servizio dal punto di vista del tempo, no? Del tempo impiegato. Quindi quando uno dice i KPI più importanti, dal punto di vista di chi? Deve essere la domanda. Se non so da che punto di vista osservo il processo, beh, sono tutti ugualmente importanti, sono tutte misure che posso prendere. Però ciascuno avrà in mano una patata bollente diversa da ciascun altro e ciascuno vede nel processo, questo poi significa di stakeholder, alcuni aspetti che lo interessano principalmente, lo toccano principalmente. Quindi in qualche modo i KPI dipendono dal processo e dallo stakeholder. Dato un processo, dato uno stakeholder di quel processo, possiamo immaginarci o studiare quali sono i KPI più rilevanti dal punto di vista della qualità, del servizio e dell'efficienza. Qui appunto c'è un esempio, no, di alcune combinazioni tra KPI di costo, di qualità e di servizio per quanto riguarda figure diverse di un determinato processo, no? Dove vediamo appunto che prendiamo il cliente finale, no? Il customer è interessato al prezzo, è interessato al costo, no? O al tempo necessario per avere un certo prodotto, quindi quanto tempo si deve investire, quanto tempo deve aspettare. Dal punto di vista della qualità gli interessa la conformità rispetto al servizio, l'affidabilità, la soddisfazione, queste sono le misure del cliente. No? Lato operatore, cioè colui che deve erogare il prodotto, ha una visione completamente diversa. Quanto tempo ci metto io? Quanto tempo ci vuole per avere le informazioni dal cliente? Quanto tempo libero c'è ancora, mi rimane ancora? Quali sono le conformità interne? Quindi le volte in cui mi arriva un ordine incompleto oppure delle materie prime non corrette, eccetera, eccetera, no? Soddisfazione dell'operatore stesso, anche l'operatore, alla fine sono stakeholder di cui possiamo misurare la soddisfazione e così via.
fatto che lui sì, usa un sistema ma è lentissimo, non va avanti, quindi lui si arrabbia 10 volte al giorno e lo rallenta, che magari la velocità del sistema informativo interno non c'entra nulla con la velocità del sistema informativo esterno per gli altri. Quindi sono punti di vista radicalmente diversi, perché semplicemente ci si mette dal lato diverso del tavolo, della barriera. E di tutte queste variabili, ricordiamoci sempre che ha senso, non ha mai senso un valore assoluto, ma neanche una percentuale, che già di per sé è un valore relativo, se non specifichiamo qual è la sua, la volta scorsa l'abbiamo chiamata interpretazione, cioè un valore di confronto. Conformità pari al 95%. Cosa mi dice? Nulla. Io dovrei aver definito un valore di confronto, che può essere un obiettivo, può essere un benchmark citato la settimana scorsa, no? del mercato oppure dei concorrenti, che magari è al 97% o al 98%. Se io sono al 95% vuol dire che posso migliorare. Allora, un'interpretazione, un indicatore di solito viene descritta in questo modo, fornendo un valore obiettivo, ottimale, realistico, però non metterò mai il 100%, ottimale, dirò magari l'ottimale sarebbe il 98%. È chiaro che se fosse il 99% sono ancora più contento, però non me lo pongo come obiettivo. E poi dei valori accettabili, o almeno un valore accettabile. Dico, ok, il mio obiettivo sarebbe il 98%, ma sarei contento se fosse sopra il 96%. Oggi sono al 95%. Perché un conto a dire anche qua, l'obiettivo è il 98, io sono il 95. Quanto sono lontano? Quanto è grave? L'obiettivo è il 98, io ritengo accettabile il 97,5 o ritengo accettabile il 96? Questo lo deciderò io. C'è alcuni indicatori su cui magari voglio spaccare più il capello e quindi voglio proprio arrivare all'obiettivo, altri, essendo un obiettivo, non è un on-off, raggiunto o non raggiunto, è qualcosa a cui tendere. A cui tendo gradualmente, quindi devo capire quanto sono distante. Quindi magari sono in una fascia di accettabilità e cerco di migliorare, oppure magari sono fuori dalla fascia di accettabilità e allora devo intervenire subito, anche in modo drastico, perché c'è qualcosa che non va. Quindi sempre, adesso poi avremo uno schema in cui descriveremo i KPI, ma ci sarà una colonna che si chiama interpretazione, in cui dovremo proprio dire quando è che questo valore lo considero ottimo e quando invece lo considero accettabile. Poi più ce n'è meglio è per tutti, ma non serve a nulla dire il più grande possibile o il più piccolo possibile per un indicatore, no? Non ci dà informazioni. Quindi per definire i KPI alla fine come procediamo? Molto rapidamente, perché poi è un processo banale questo. Scegliamo quali processi vogliamo osservare. P di KPI significa process, e quindi è un'attività che si fa processo per processo. E per ciascun processo dobbiamo definire, nel modo che riteniamo più pertinente alle necessità degli stakeholder, questi KPI. Questi KPI li definiamo attraverso, ovviamente all'interno di queste categorie generali ci serviranno come supporto per quelli di efficienza e di qualità del servizio. Quindi diciamo, praticamente io mi prendo questa mappa e ragiono su questo processo. Allora, vediamo un po' se ci sono indicatori di qualità che abbiano senso, che siano utili per questo processo, questo stakeholder. E questa mappa che abbiamo visto ci aiuta essenzialmente in questa ricerca. Non ci dice che per ogni tipo di indicatore devi trovare una formuletta di trovare un indicatore per ogni tipo di KPI. No? Ti dà una guida nella tipologia di KPI che puoi definire. E poi una volta definito ci diamo un modo strutturato di esprimerlo. Anche qua, anziché scrivere tante parole, facciamo uno schemino, una tabella in cui raccogliamo le informazioni essenziali che ci servono per capire che indicatore stiamo definendo. Allora, questi sono i campi di questa tabella, che poi voi troverete domani in laboratorio. C'è anche un file Excel che è questo, che è già precompilato con i campi di questa tabella, no? Che sono essenzialmente questi.
Quindi quando noi definiamo un KPI significa riempire una riga di quella tabellina. Con che cosa? Nome. Vabbè, diamo un nome al KPI, sempre. Un nome, un simbolo, qualcosa, anche un indicatore breve per poterlo riferire. No? Categoria. La categoria è una delle categorie di quel diagramma. Fatemi prendere il testo di domani, così lo vediamo subito. No, no, queste scatole. Di questo diagramma qua. Quindi io sto definendo un KPI di efficienza, in particolare di utilizzo del tempo. Cioè, definisco un KPI qua, oppure definisco un KPI qua. E questo lo indico in questa colonna categoria. L'obiettivo è, a parole, cosa voglio misurare, perché lo voglio misurare, che cosa mi serve. L'obiettivo di un KPI non è il riassunto di che cosa fa, quello lo posso vedere dopo, ma perché ho scelto quello? Valuta la bontà del processo di consegna. Poi dopo ti dico come lo misuro. L'obiettivo è qual è l'informazione vera, utile, che salta fuori da quel numero. Perché quel numero mi serve e non mi serve un altro. E poi c'è la parte di definizione formale. Allora, vuol dire che alla fine dobbiamo arrivare a un numero e questo numero sarà composto sicuramente da una formula che dice numero di ore lavorate diviso il numero di prodotti erogati o di servizi o di nuovi clienti. C'è una formula. Questa formula ha un'unità di misura. No, prodotto su cliente, euro all'ora, chilogrammi di petrolio al prodotto. E ha una scala di riferimento, quindi scala dei rapporti, scala dell'ordinale, scala nominale, scala assoluta. Nominale, ordinale, intervallo, rapporti assoluti, le 5 scale che abbiamo visto la lezione scorsa. Quindi sulla base dei valori che vengono inseriti in questa formula, questo numero su quale scala si esprime. E poi una procedura di misurazione, cioè come lo misuro questa roba? Attraverso un sondaggio, attraverso andando a leggere i dati che ho comunque nel modello concettuale, andando a intervistare gli operatori, facendo una misurazione aggiuntiva alla fine del prodotto, aggiungo un'azione nel activity diagram. Quindi la procedura di misurazione mi dice in riassunto, in sunto, cosa voglio fare. Quindi questa la possiamo vedere un po' come descrizione a parole della forma. Il goal mi dice perché ti serve e la procedura di misurazione è come fai a ottenerlo, in modo molto breve. Poi qua c'è la descrizione della formula più dettagliata. E da ultimo ovviamente parlo dell'interpretazione che mi dice come interpretare il numero rimanente. L'indicatore è uno, un numero, poi un altro indicatore mi darà un altro numero così. Specificando appunto il valore di riferimento ottimale e il valore di riferimento accettabile. Per arrivare a un numero dobbiamo sempre ricordarci che questa formula dovrà per forza contenere degli operatori aggregati. Cioè devo fare una somma, devo fare una media, devo fare una mediana, devo fare una moda, devo fare un conteggio, devo fare un rapporto tra conteggi, perché alla fine devo arrivare a un numero. Okay, quindi io posso avere magari una misura fatta sul singolo prodotto,
costo del prodotto fratto ore lavorate, efficienza. Ma poi, così facendo, avrei un numerino per ogni prodotto. Questi numerini come li metto insieme? Ok, perché tante volte uno pensa alla singola misura, ma si dimentica di pensare come mettere insieme le misure di un mese. Quindi qui dentro deve esserci sempre anche l'operatore di aggregazione che passa dalle singole misure prese secondo la procedura di misura a una misura più sintetica, un numero solo. Poi quando faremo gli esempi lo vedremo. E poi non dobbiamo dimenticarci di pensare che questi dati che noi usiamo nella formula e cui faremo i KPI, da qualche parte li devo prendere. Devo essere sicuro di averli. Dove li ho i dati? O li prendo dal processo, o li prendo dal modello concettuale. O nel processo metto dei punti in cui magari dico qui vado a misurare il tempo, qui vado a misurare l'intervallo, misuro l'intervallo di tempo da questa azione a quest'altra azione, conta il numero di volte che questa azione è stata eseguita. Oppure nel modello concettuale, la somma dell'attributo tra dei tali della classe prodotto. Se non avessi nel processo attuale o nel modello concettuale attuale le informazioni che mi servono per calcolare questo KPI, le devo aggiungere. Vado a modificare, ancora arricchire o il modello concettuale o il processo in modo da avere la fonte dei dati che userò per calcolare il KPI, che erano dati che a livello operativo non ci servivano, ma a livello manageriale ci accorgiamo che è interessante tenere traccia. E allora andiamo a modificare, aggiungere, arricchire il processo e o il modello concettuale con le informazioni che ci servono. Giovedì dobbiamo ancora approfondire un pochino sia la parte dell'aggregazione che la parte del dimensionamento, ma già domani in laboratorio cominceremo a progettare alcuni di questi.